non vorrei dire una cosa. Io ti ringrazio perché tu mi hai dato ragione parlando. Cioè, noi abbiamo pensato questa petizione quando tu hai detto, è stato 2015, io non ho studiato lettere, sono un avvocato, però faccio anche questa riflessione, fermati. Nel 2015 c'era il rischio che l'acqua dal mare tornasse. Il Cuneo Salino in Ferrara. Esatto. Allora decisero di imporre, con l'accordo del Ministro dell'Ambiente, l'autorità di bacino, la deroga di 40 centimetri, siamo precisi, scusa, no aspetta, per 10 giorni, lo sai che era 10 giorni, e la so quasi memoria questa regola, dice che al 10° giorno deve ristabilirsi esattamente la situazione dei pericoli. Andava chiusa per poter tenere l'acqua. Era un piogge brutto, non facciamo i parlamentari che si accavano. E mi dite perché tutti i laghi di sinistra che hanno subito questa deroga al 10° giorno erano sul lago d'Idro 29 giorni? Qualcuno mi risponde? Ecco perché abbiamo fatto casino col commissario. Perché? No, perché questa prepotenza, scusami, perché il triplo? Perché anziché 10 io me ne strafotto della deroga e faccio quello che voglio, commissario regolatore? Allora mi hai dato pienamente ragione, nel senso che ci vuole un ente unico dove ci sediamo attorno e dinanzi alle difficoltà di un territorio tutti convergono su quello che serve per non far del male a nessuno. Se voi pensate che sia, ma ti sembra, ma ti diamo la cittadinanza onoraria di Idro, vieni su a abitare Idro e poi stai su quando va giù tra i 25, vediamo che cosa pensi, rispondimi, ti sembra giusto? Rispondimi oggettivamente, se c'è necessità, sì. Ok, e se c'è necessità di attuare risparmio idrico? E risparmio idrico, dove vuoi risparmiare? Dove si può, ma dobbiamo andare a capirlo. Ma dobbiamo andare a capirlo. Comunque, una piccola precisazione. Dobbiamo arrivare a un ente gestore unico. Noi andiamo a parlare con l'ANCI, con chiunque, ma dobbiamo essere molto cordiga. Che il mondo agricolo della bassa è passato da una gestione di 7 metri di largo, l'ho detto prima, infatti, a una gestione di 3 metri e mezzo. 3,25. C'è già stata tolta metà dell'acqua che avevamo bisogno. Ce n'era proprio bisogno di tutta quella? La domanda. Abbiamo messo canaletti da tutte le parti. Non so, adesso si vive con 1,30 m. No, non si vive con un metro. C'è la compensazione del tempo. Siamo ancora a 3,25. Sì, ho capito, ma la compensazione è di 2 metri, non di 5,70. Ma la compensazione no, c'è sempre. 2 metri più 1 fa 3,25. Appunto, da dare 7 quanto manca, scusami, mi sembra che la matematica ci dice che manca più del doppio. E se c'è da ragionare, si ragiona sul fatto che la sperimentazione ci ha portato da 7 metri a 3,25 metri. E oltre non si ragiona? No, oltre ragioniamo, ma ragazzi miei, ragioniamo su che cosa? Che comunque le concessioni parlano di 32 metri al secondo e ne stiamo svasando 29 a pieno regime. Che comunque siamo partiti col 1° di aprile con gli orari rossi per evitare di svasare l'acqua, perché ci vediamo In una situazione particolarmente difficile anche quest'anno. Cioè l'acqua la gestiamo, poi il consorzio sia bravo, perché va dato atto al consorzio che settimanalmente riesce a gestire, perché credetemi, per chi non è del settore, gli orari rossi cosa sono? Praticamente mi garantiscono la stessa acqua nelle metà delle ore, come adesso. Si comincia a irrigare i primi mais che nascono male, le prime erbe che rimangono indietro, ci si organizza, è vero, abbiamo meno ore, ma magari ti metti d'accordo col vicino, la usi, non la usi, e si fa una gestione parsimoniosa che prima non si faceva. Ma noi ci siamo già da 4-5 anni in queste condizioni,
Non puoi dirci ancora, dobbiamo fare ancora uno sforzo. Ne abbiamo già fatto uno grande. Ma non è quello. È questo che devi capire. E per quello che riguarda il pugno salino, perché poi qualche realtà a livello regionale la conosco anch'io, è stata, il pugno salino è stato garantito dal lago Maggiore, perché nel 2015 su una piccola deroga sono riusciti a invasare 50 cm di più di lago Maggiore, e i 50 cm di più il lago Maggiore sono riusciti a garantire il pugno salino Ferrara, perché mandando su più acqua. Anche lì, se vogliamo aprire un attimino gli occhi oltre il lago d'Idro, c'è una gestione dei laghi che fa acqua da tutte le parti, perché Como, il lago di Como non si può invasare perché si va sott'acqua la piazza, è 15 anni che stanno dicendo le pighe, le paratoie, piazza Cavour. Adesso ho messo Bacco, commissario, commissario straordinario, l'ho chiamato, gli ho detto, oh, vedo che ti hanno promosso Capociari, quindi ho fatto successo. Si è messo a ridere, si è preso un po' in giro per questa cosa, però c'è una situazione che indubbiamente... Io ti do, posso me lo sì. Permettere, perché tu mi hai dato da sé, ma scusa, ma ci giriamo attorno, ma non conviene a tutti, è questo il senso della petizione, sedersi attorno a un tavolo con delle regole, con un rispetto reciproco e fare in modo che se c'è un problema di crisi, di siccità, nessuno protesta perché ci sia un rispetto preventivo per cui si fanno gli accordi al tavolo? Io ti dico che... Ma perché non hai fatto questo percorso? Non ci sono questi tipi di preclusioni, nei confronti di nessuno. Non vorrei far la parte di quello che ha arroccato sulle sue posizioni e che non ha nessuna intenzione di aprirsi al dialogo, perché sai benissimo che non è così. Ma infatti, credimi e credetemi, lago d'Idro, l'asta del Chiese è un problema veramente molto spinoso. Oggi noi agricoltori siamo quelli che fino ad oggi ha messo sul campo più di tutti gli altri. E se ti dico che facciamo fatica a andare oltre, credimi, perché comunque abbiamo già rinunciato a tantissimo. Abbiamo già rinunciato. Poi, come torno a dirti, stiamo valutando questi progetti che non dipendono da noi, perché andare a dire a un cavatore guarda che la tua cava non puoi più riempirla di rifiuti, ma la riempiamo d'acqua e la usiamo come polmone, che può essere anche usato più volte all'anno. Quando viene un temporale, fa tre giorni il fiume viene giù, si può benissimo fermare e riempire ancora le cave. Lo sai che non sono vent'anni che diciamo queste cose. Sono vent'anni. Ecco, queste cose sono scritte sulla direttiva quadro che ho detto prima. Ecco, la direttiva quadro dice che bisogna preservare innanzitutto un corso d'acqua. E bisogna che ogni terreno, scusami Alessandro, faccia in modo di il più possibile crearsi una riserva di sostegno più vicino possibile. Ecco, fino a che non è arrivata ed è. Sì, scusate. Diventa a due, chiedo scusa. No, prego. Scusami. Io voglio fare prima una riflessione e poi una domanda. Ma venga qua a farla, venga qui. Mi alzo il piede sull'orosa fluvi di acqua fredda. Okay. Allora, la riflessione è questa, e io sono un piccolissimo agricoltore da niente, però sono alcuni anni che verifico sulla mia pelle che la monocultura è in perdita. Cioè, se io calcolo quello che io ricavo dall'attività agricola, le spese che ho e metto in conto il potenziale affitto del terreno che lavoro, alla fine se avessi affittato il terreno senza lavorarlo ci avrei guadagnato, perché questa è la situazione della monocultura qui da noi, e può dare atto perché, cioè, se lo verifico io che sono seconda cosa, l'unico settore per quanto riguarda l'alimentazione e l'agricoltura inattivo è l'agricoltura biologica,
Terza osservazione, l'agricoltura biologica statisticamente consuma un terzo dell'acqua che viene consumata con la monocultura, soprattutto di mais, perché si guarda come il 50% o forse più del nostro territorio è coltivato mais. Capisco che il passaggio all'agricoltura biologica è un processo lungo, impegnativo e costoso, ma io non ho mai sentito un esponente di Coldiretti, di Confagricoltura o di Copagri a parlare di questo tema. Lo so che è un processo lungo, però io credo che per salvaguardare il nostro territorio, evitando l'eccessivo uso di concimi organici, eccetera, eccetera, cioè sappiamo il problema dei nostri allevamenti, lo conosciamo tutti, quelli che vivono qui almeno lo conoscono, per evitare tutte queste problematiche penso che la strada possa essere quella. Però bisogna avere il coraggio di tentare di affrontarlo, poi dopo è chiaro che non è facile come a dirlo, però io ho un amico che da alcuni anni coltiva 30 piotti, sono 10 ettari, con l'agricoltura biologica, non è che navighi di nessuno. Cosa coltiva? Però cosa coltiva? Coltiva un po' di cereali, frumento, grano duro che dà al pastificio Iris, non so se lo conoscete. Coltiva un po' di verdure e poi una parte semina dei ceci, delle leguminose che vengono trebbiate dalla 23, eccetera, eccetera. Certo, sono pochi anni che lo sta facendo, tribula perché non ha i finanziamenti, perché ha più di 50 anni, quindi non è un giovane agricoltore, però ha voluto fare questo tentativo. Tra l'altro la terra ce l'ha in affitto, deve pure pagare l'affitto. Però io credo che questa sia la strada percorribile, perché cioè, salvaguarda l'ambiente, cioè, l'uso, l'agricoltura usa adesso il mais, non voglio entrare nel dettaglio, diventa troppo lungo, però il mais è una delle piante più idrovore e la cui coltivazione richiede la maggior parte di prodotti tossici, concimi chimici. Veleno nel seme, diserbo una volta o due, poi c'è la diabrotica, poi c'è la piramide, passano questi calabroni che avete visto, no? Che lasciano, e questo crea un impatto terribile, secondo me, sul nostro territorio. E lo stesso gli allevamenti intensivi. Chiudo con la domanda, ho letto che l'assessore all'ambiente della provincia autonoma di Trento ha chiesto un incontro a Regione Lombardia per discutere l'accordo del 2002, però io non so, chiedo, sapete quali sono i termini di questa, cioè cosa vuole, cosa...